Giorgio Di Freddi, lei è un punto di riferimento per tutti quelli che credono nella ragione e la praticano. È un continuatore dello spirito illuminista e laico che affronta le questioni dei nostri tempi con spirito scientifico e con la logica. E la domanda impertinente che le farò è: lei di che segno zodiacale è? Ma questa non è una domanda facile da rispondere, perché tutti pensano che i segni zodiacali siano quelli che si trovano scritti sui giornali, che vanno da certe date a certe date. Solo che quelli sono i vecchi segni che funzionavano 2000 anni fa. Nel frattempo c'è stata quella che si chiama la precessione degli equinozi, quindi ogni 2000 anni tutte le case si spostano, quindi io non lo so di che segno sono. Ufficialmente, secondo questi maghi o astrologi, sarei del Cancro, perché sono del 13 luglio, ma poi nella realtà sono di qualche altro segno, quindi non credo che conti molto comunque. Volevo vedere come reagiva a una provocazione di questo tipo. Invece, passando alle cose un po' più serie, passando invece dall'astrologia alle superstizioni alle questioni religiose, lei ha una netta posizione... Cioè rimanendo sullo stesso tema, più o meno. Sull'irrazionale, per dirla un po' come anche lei la definisce. Lei ha una netta posizione laica e anticlericale, che, lo ricordiamo, non significa essere contro la Chiesa o contro la religione, ma difendere una netta separazione tra la Chiesa e lo Stato e non permettere delle ingerenze da parte del clero nella vita pubblica. Ecco, il pensiero laico storicamente costituisce una componente forte della nostra società occidentale. Pensiamo alla Rivoluzione Francese, all'illuminismo, al pensiero scientifico e anche al Risorgimento e ai repubblicani. Ecco, eppure questa tradizione tende a essere un po' dimenticata, negata, ignorata a favore delle radici cristiane, per dirla con Benedetto Croce, a cui lei si contrappone. Allora la domanda è: secondo lei perché queste altre radici vengono dimenticate ed escluse? E soprattutto, crede che ci sia il pericolo che la difesa della ragione appartenga a una minoranza che rischia di essere schiacciata? Dunque, anzitutto non è solo con Benedetto Croce, anche con Benedetto XVI, credo, con tutti i benedetti del mondo, no? Diciamo. In realtà è vero, l'Italia è stata un paese laico, per esempio, dal momento della sua Costituzione unitaria, 1861, fino al momento del Concordato, 1929. Però io credo che da quel momento abbia smesso di essere un paese laico, perché, vabbè, sotto il fascismo, si sa, c'è stato un patto di non belligeranza, anzi di alleanza, la Chiesa ha ricevuto e ha dato naturalmente, però si poteva aspettarsi, si poteva sperare che poi con la Repubblica nel 45-46 le cose sarebbero cambiate. Purtroppo c'è stato, se posso chiamarlo così, il tradimento del Partito Comunista, ma soprattutto il tradimento di Togliatti in particolare. Credo che sia stata una posizione personale quella di Togliatti. Io una volta ho incontrato Andreotti, gliel'ho chiesto, lui si ricordava naturalmente perfettamente il giorno in cui si è votato l'articolo 7 della Costituzione in Parlamento, e mi ha detto che la Democrazia Cristiana era arrivata in Parlamento pensando che sarebbe stata battuta. Nessuno sapeva di questa posizione che Togliatti aveva deciso di prendere, e che è stata, credo, una sorpresa anche per una buona parte del suo partito. Però rimane il fatto che questo in qualche modo ci ha legato le mani, gli articoli costituzionali, tra l'altro questo è un trattato con uno Stato estero, non può essere sottoposto a revisione costituzionale, e quindi ce lo dovremo tenere fino a quando non ci sarà una nuova rivoluzione, e mi sembra, a vedere quello che succede intorno, che non siano i tempi da rivoluzione. Quindi l'Italia mi sembra sia un paese pochissimo laico e un paese clericale, anche quando non dovrebbe esserlo. Pensiamo ad esempio all'ultimo evento in questa direzione, cioè la nascita del Partito Democratico, che avrebbe potuto anch'esso prendere una posizione seriamente laica. Io ero entrato appunto per questo motivo, e naturalmente ci sono uscito poco dopo per lo stesso motivo, cioè non si riusciva effettivamente a far passare l'idea che la religione deve essere un fatto privato e non un fatto pubblico. Ecco, ma questa difesa della ragione, appunto, in queste epoche di fondamentalismi e di anche irrazionalità, cioè, visto che poi anche lei scrive che il 66%, mi pare, dagli studi Istat della popolazione, insomma, ha dei problemi di cultura, di analfabetismo, di cultura, cioè, la difesa della ragione non rischia di essere un fenomeno minoritario che viene schiacciato nella nostra epoca da altri pensieri
più irrazionali? No, sicuramente lo è, anzitutto non è soltanto nella nostra epoca, perché è molto più facile seguire l'istinto, in maniera istintiva per l'appunto, che non la ragione. La ragione richiede una pratica costante, continua. Se uno abbandona per un momento le difese, subito finisce di nuovo preda dell'istinto. Quindi è un qualche cosa che va in salita, non si può lasciare andare i freni perché poi si ritorna immediatamente giù. Detto questo, in questi tempi mi sembra ancora peggio, molto più complicata la situazione, proprio perché viviamo in tempi di irrazionalismo e di irrazionalità. Una parte perlomeno della colpa, se così vogliamo dire, o perlomeno della causa, no? È dovuta ai media, che perseguono spessissimo giornali, televisioni, quelli che il McLuhan chiamava i media caldi, no? In realtà perseguono delle visioni che sono irrazionali. C'è un estremo interesse per cose che tutto sommato sono secondarie, un'estrema mancanza di interesse per tutto ciò che è fondamentale e centrale nella nostra società. La nostra è una società tecnologica che quindi dovrebbe in qualche modo favorire la cultura scientifica, la cultura razionale, la logica, la matematica, poi in ultima analisi, e invece succede l'esatto contrario, succede. E quindi effettivamente è una battaglia difficile, però non per questo io credo dobbiamo essere pessimisti, e naturalmente si sa, la goccia scava la roccia, però ci vuole un po' di tempo per scavare le rocce a forza di gocce. E lei ha scavato le sue rocce con il suo ultimo libro, Il matematico impenitente, che arriva dopo Il matematico impertinente. Allora le chiedo di spiegarci un po' la differenza tra questo matematico impertinente e impenitente. Ma l'impertinenza è un peccato, l'impenitenza è la reiterazione del peccato in qualche modo. L'impertinenza, peccato per modo di dire, naturalmente io non credo che ci siano i peccati perché non sono credente, però molti pensano che non si debbano fare certe cose, e sostanzialmente le cose che non si debbono fare sono tre, che sono poi quelle che faccio per l'appunto in quei libri, cioè parlare contro la religione, parlare contro gli Stati Uniti e un certo modo di vedere per esempio la globalizzazione o il potere nel mondo, e parlare invece a favore della scienza in generale e della matematica, della logica, della ragione in particolare. Sono tre peccati, credo, capitali che io ho compiuto gloriandomene naturalmente, e poiché insomma quando uno compie peccati e non si deve pentire si diverte a reiterarli, per l'appunto ho fatto anche l'impenitente. Tra l'altro San Tommaso diceva nella Summa Theologiae che l'impenitenza è il peccato più grave di tutti, perché non è soltanto commettere il peccato ma è voler continuare, no, quindi in questo, se infatti come vede nel libro ormai già sto andando a fuoco, no? Quindi...